Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi leggiamo insieme e analizziamo Novembre, una poesia di Giovanni Pascoli. Prima però di iniziare, ricordatevi di lasciare un mi piace qui sotto e di iscrivervi al canale. Novembre viene pubblicata per la prima volta nel 1890 su La Vita Nuova e poi viene inclusa nella prima edizione di Mirice del 1891. Mirice è una raccolta che ha dei nuclei tematici specifici relativi in particolare al mondo della campagna e all'aspetto naturale. Infatti, come ormai saprete, la realtà viene rappresentata in modo umile. Tant'è che il titolo della raccolta, Mirice, ricorda le tamerici, quindi delle piante umili che hanno questa implicazione simbolica. La descrizione del mondo naturale emerge in particolare in Novembre, ma anche nella poesia Lassiuolo, che analizzeremo prossimamente. La poesia è composta da tre strofe saffiche. Di fatto queste strofe vengono rese con la metrica accentuativa italiana con tre endecasillabi e un verso quinario in chiusura. In origine invece questa strofa era composta da tre endecasillabi staffici e un adonio. Qui vi lascio, per chi frequentasse magari una scuola classica, la struttura. A differenza però della strofa classica, in questo caso noi abbiamo delle rime AB AB con parziali assonanze, le vedete qui segnalate in colori differenti. Troviamo aro, fiore, quindi ore, ore, ante, ante, eno, eno, ate, ate. Iniziamo ora la lettura. Gemme all'aria, il sole così chiaro che tu ricerchi gli albicocchi in fiore e del prunalbo l'odorino amaro senti nel cuore. L'aria è limpida e trasparente come una gemma, infatti, gemmea l'aria si riferisce proprio all'aria che sembra essere come una gemma. L'aria è tersa e il sole è luminoso, quindi ci dà l'impressione di essere in una giornata primaverile. In realtà siamo a novembre. E viene istintivo, in questa atmosfera così piacevole, ricercare gli albicocchi in fiore. Notiamo anche qui che c'è una volontà da parte del Pascoli di specificare quali tipologie di piante stiamo vedendo, perché lui è un poeta che ama moltissimo la natura, infatti si parla proprio di fitomorfismo pascoliano. Dal punto di vista delle figure retoriche troviamo delle anastrofi, gemme all'aria, l'odorino amaro senti, una sinestesia, perché odorino amaro accosta due sensi diversi, l'amaro che si assapora col gusto e l'odorino che invece sentiamo tramite l'olfatto. Troviamo anche diversi enjambement in tutta la poesia, l'odorino amaro senti nel cuore. Nella prima strofa, dunque, troviamo un quadretto impressionistico e naturalistico, con la nomenclatura delle piante ed una realtà che però è frutto dell'immaginazione, perché se ci pensate bene, in realtà siamo a novembre, quindi a novembre si sta avvicinando l'inverno, non siamo nella stagione primaverile. C'è una sorta di illusione. Inizia poi la seconda strofa, dove troviamo un cambiamento. Ma secco è il pruno e le stecchite piante di nere trame segnano il sereno, e vuoto il cielo e cavo al piè sonante sembra il terreno. In realtà, come abbiamo detto, è novembre, quindi gli alberi sono già spogli. Quindi questa illusione della primavera nasconde l'avvicinarsi dell'inverno, che non è soltanto un inverno dal punto di vista delle quattro stagioni, ma è un inverno che è metafora dell'esistenza umana e che quindi richiama anche al tema della morte. I segnali di morte sono rappresentati dal pruno, che è secco, dalle piante stecchite, dalle nere trame, dal cielo vuoto, dal terreno cavo. Anche dal punto di vista dell'aspetto retorico, troviamo qui un altro significativo enjambement, le stecchite piante di nere trame, che è anche un iperbato. Le stecchite piante di nere trame segnano il sereno.
mentre Masecco e il pruno è un'anastrofe. L'ultima strofa, molto significativa, dice: silenzio intorno, solo alle ventate o di lontano da giardini ed orti, di foglie un cader fragile, e l'estate, fredda dei morti. Pascoli si riferisce con l'estate fredda dei morti all'estate di San Martino, che si ha verso l'11 novembre. Come sapete, abbiamo già fatto un video sulla poesia San Martino di Carducci, che vi lascio qui sopra, che racconta proprio l'immaginario di San Martino. Quindi ci sono delle giornate serene, ma anche miti. Però San Martino è l'11 novembre, pericolosamente vicino ad un'altra ricorrenza, che è il giorno dei morti, il 2 novembre. Anche qui troviamo diverse figure retoriche significative. Unipallage, di foglie un cader fragile, che nasconde anche una sinestesia, perché il cadere si percepisce con l'udito, mentre la fragilità con il tatto. Un ossimoro, l'estate fredda dei morti. L'estate che ci fa immaginare il calore, il sole, fredda. E l'enjambement, che rende proprio significativo questo verso, è l'estate fredda dei morti. In questa poesia vediamo che Pascoli di fatto cerca di penetrare il senso segreto delle cose, che è carico di drammaticità e di morte. Osserva quindi con lo stupore di un fanciullino per riscoprire i lati segreti dell'esistenza. Voi sapete che per Pascoli il fanciullino è fondamentale, è un saggio che mostra proprio il suo manifesto della poetica e che abbiamo approfondito molto in un video che voglio lasciarvi qui. Dal punto di vista della struttura linguistica, questa poesia è significativa. La sintassi è frantumata, vediamo delle ellissi, dei verbi copulativi, e anche lo stile è nominale. Allo stesso tempo, voi sapete che il linguaggio di Pascoli, secondo Contini, è alogico, quindi è fatto di lampi intuitivi, quindi è privo di logica, i nessi sono alogici, sono quindi spontanei, no? Per noi, li percepiamo nella lettura di questo testo. E voi, quale poesia di Pascoli state studiando a scuola? Se avete qualche richiesta particolare, non esitate a lasciarmi un commento qui sotto, perché io sono alle prese con la preparazione di tutta una serie di video lezioni su quello che è, tra l'altro, il mio poeta preferito e al quale ho dedicato la mia tesi di laurea triennale. Spero che questa poesia vi sia piaciuta, ci vediamo alla prossima video lezione.